Sanremo, dove sta preparando il festival. Questo rapporto di Sordi con le donne, com'era? Sordi amava moltissimo il suo lavoro. Ebbe una storia molto lunga con una grande attrice di prosa, Andreina Pagnani, molti anni fa, insomma. Poi penso che abbia sempre abbandonato l'idea di avere una compagna fissa. Io ho avuto modo di fargli l'ultima intervista proprio al Vittoriano qualche giorno fa, insomma un mese fa, e parlammo di Silvana Mangano. E lui ne parlò con molto affetto, con molto rammarico quasi, perché a un certo momento mi disse forse era la donna adatta a me. E con il passare degli anni, quando sono venuti meno i suoi amici più cari, allora ha pensato sicuramente all'errore forse fatto di essere rimasto solo, perché aveva una famiglia molto raccolta, le sue sorelle, il fratello e gli amici, Piccioni e tanti altri, insomma, ma indubbiamente sentiva questo senso di solitudine che però mascherava molto bene. A proposito della presenza del presidente Andreotti, io anni fa feci una trasmissione su Rai 3, si chiamava Uno su 100, cioè tra 100 personaggi popolari in Italia, stabilire qual era il più amato. Ebbene, primo fu Alberto Sordi e soltanto per pochi voti secondo Giulio Andreotti. Sordi è stato amato da tutti, da giovani e da piccoli, da chi è stato coetaneo, da chi lo ha scoperto dopo, ed era un uomo di grande simpatia umana, con il senso enorme dell'ironia. Ho fatto anche un filmetto, una particina, su un essere paranormale, mi ha fatto divertire moltissimo. Aveva questo senso del culto del pranzo domenicale. Lui diceva appunto che la domenica la passava mangiando un solo piatto, era un piatto unico, perché metteva sul fondo del piatto grande metteva le melanzane fritte, poi metteva il formaggio, poi metteva le polpettine, poi metteva ancora la pasta, poi metteva ancora una volta le polpettine e poi tutto ancora di melanzane. Praticamente piatto era una leggerissimo bomba, piatto una leggerissimo bomba. Ma ci scherzava sopra e aveva senso di umorismo enorme. È inutile dire che ci mancherà molto, perché ovviamente tutti i presenti nel tuo studio e anche i telespettatori che ci stanno seguendo sanno di avere perso un punto di riferimento. E negli ultimi tempi poi Sordi ha avuto un cambiamento psicologico nei confronti della vita, perché si è detto sempre di lui che era un po' tirchio e negli ultimi tempi ha fatto tante donazioni, ha fatto tante opere di bene. Sentivo questo impulso nei confronti della solidarietà e del prossimo. Mi ricordo che mi raccontò di questo regalo che ha fatto per dare un terreno dove si era costruito un ospedale per bambini vicino Trigoria, ed era contento di donare. Perché ma lui Pippo annunciò proprio a porta la sua decisione di lasciare sostanzialmente come eredi questa fondazione, tra l'altro per i giovani attori, insomma, per consentire a tanti ragazzi che non avrebbero la possibilità di cominciare questo mestiere di farlo. Tra poco